Reputazione online, quanto conta? Anche di questo si parla oggi alla BIT. Con Leonardo Prati, consulente in questo campo, chiediamo quanto conta la web reputation anche per le strutture turistiche? Beh, la web reputation sicuramente conta adesso al 100% quasi, soprattutto per gli hotel di piccole dimensioni hanno un'opportunità grazie al web di presentarsi, comunque di portare la loro offerta a migliaia, centinaia di migliaia di persone potenziali su internet e la reputazione online, quindi i clienti che scrivono dell'hotel o che scrivono della struttura su internet sicuramente hanno un'importanza, le recensioni, il famoso TripAdvisor che tanto se ne parla e tanto lo odiano e molti lo amano, e sicuramente ecco, è importante perché la scelta adesso si sta spostando più sulla reputazione, quindi più su quello che scrivono di questo hotel, di questa struttura, piuttosto che sulla classificazione di stelle e servizi. Quindi... E cosa devono fare le strutture turistiche, gli operatori in generale per utilizzare questo strumento? Beh, sicuramente affidarsi ai professionisti del settore, che io faccio pubblicità, ma credo che la prima cosa è formazione, quindi stare attenti un pochettino a quello che gira attorno al mondo di internet e al mondo della web reputation e utilizzare questi strumenti come ad esempio la BIT, questo training room dove si parla appunto di queste cose, dove si danno le prime nozioni per poter partire in questo mondo e poter soprattutto dare un occhio, quindi tenere badata, come si dice in Romagna, la reputazione online, perché la gente scrive, anche se uno non vuole esserci come struttura comunque si ritrova perché la gente è abituata a scrivere. Quanto è profonda in Italia la conoscenza di questi strumenti nel campo delle imprese? Ma è sempre più profonda, sicuramente sempre più la gente, gli operatori sono sempre più attenti a queste cose qui, anche se c'è molto da fare, soprattutto come istruzione a chi lavora, quindi al non tanto al proprietario di strutture ma a chi ci lavora all'interno, perché è la persona che ha contatto con la gente, è la prima facciata diciamo dell'hotel e quindi sono loro che sono da formare più che il direttore o il proprietario di una struttura.